No, non è uno scherzo. Non è uno scherzo, Matteo. Forse sono intollerante al lattosio. Ma come? Perché? Allora, qui dobbiamo proseguire. Cioè, diciamo che vorrei evitare, ecco, tutto qua. Buonasera, Leo. Come stai? Tutto bene? È da un po' che se mangio il formaggio lo stomaco non regge. E allora probabilmente, Joker. Le formaggion. Cioè, che poi dipende quanto ne mangi in realtà. Aia, dipende quanto ne mangi. Aia. Perché se ne mangi un botto, e allora lì ti dico anche, vabbè, ci può stare. Però. Aia, se ne mangi poco. Buonasera, Lin, buonasera. Me la passo male perché Sekiro mi sta facendo diventare un anticristo. Con Sekiro. Con Sekiro c'è da divertirsi. Diciamola così. Buonasera Ciro, buonasera Ciro, buonasera Ciro, ciao Ciro, hello Ciro. Ciao, come stai? Sai che è veramente il gioco più facile al mondo. Ma allora, è come avevo detto quando l'avevo giocato io. Sekiro non è che sia difficile. Il problema è che, almeno parlo per me, ok? Richiede una concentrazione veramente alta, capito? Richiede una concentrazione veramente, 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 veramente alta. Quindi. Il fatto che ri richiede una concentrazione veramente alta. Capito? Cosa ne pensi di Bloodborne? Meraviglioso. La cosa più bella. Il mio preferito, però. Qua c'è qualcosa. Muro. No. Muro. Ehi! Matteo, passava questo profilo. Che poi gira e rigira. Ha condotto. Ha una cosa. Perché è così grande sto posto? Ok.
Ok. Allora. È vero che mi sento una bella figura. Vero. Non è una bella cosa, sai. Si può giocare a Dark Souls 3 senza aver giocato agli altri? Non si capisce. Oddio, Giacomo, ti perdi delle cose che secondo me sarebbero complicate da. Cioè, sarebbero complicate da capire. Quindi, paradossalmente, lo potresti anche giocare da solo, però ti perdi un 50% di collegamenti e cose. Quindi ti direi ni, cioè puoi iniziare, sì, Senza. Ti serve l'uno. però non te lo gusti, Ti serve l'uno. no, non te lo gusti a pieno, capito? Vuoi veramente che vada a prendere tutti quanti gli screen che poi vanno a riportare a te? Perché ci sono cose che non è il caso che io dica, vero? Non voglio. Aia. Heavenly Sword. No, Matteo, perché non voglio più ritirar fuori questo discorso, ok? E quando ti ho citato con l'altro profilo, hai detto scusa, scherzavo. Scusa, perché ho citato te. Per favore. Grazie. Quindi o chiedi scusa o va via. Grazie. Io vorrei tornare lì sotto, ma c'era il disastro. Allora, riusciamo ad attirarne uno alla volta, secondo voi? Infatti, bravo Ciro, abbiamo avuto la stessa idea. Sai che questo profilo è stato cancellato nel momento in cui ha cercato di ritornare e l'abbiamo dovuto bannare. E ha dato vari dati che riportano a te. Hai mai lodato il sole, Tiago? No, purtroppo loco non piace. Assolutamente no. Io ho già detto, io me ne sto per conto mio. Per favore, Matteo, basta. Grazie. Ok? Io pronostico che qui morirai almeno una volta. Era abbastanza semplice, Pippo. Cioè, fai più l'uomo, ok? Fai più l'uomo o la persona più che uomo, adulta quale tu sei, ok? Nel dire mi stavo divertendo. Vi ho preso per il Q. Magari potremmo essere magnanimi in quella. Beh, con me non ci deve più aver niente a che fare. Davvero? Sì. Buongiorno. Buonasera. Buonasera, grazie del follow, Mirtillo. Sul serio? Basta. Per davvero, basta. Perché appena ho minacciato di bannare questo profilo qui, hai chiesto scusa, basta. Allora, con calma. Vediamo di. Basta. Sono un idiota. Ok.
E di norma i profili nuovi non possono scrivere in teoria. Bowser, non avevi visto tutta quella live, vero? Aia. Minchia però, ragazzi, questi qua si fanno un male porco. Gli avevo detto di recuperarla. Adesso non può più recuperarla perché quella persona ha cancellato l'account, convinto che noi non avessimo tutti gli screen. Quella persona in questione non solo ha detto cose poco carine sulla propria moglie, non solo ha detto purtroppo è gravida come fosse un bestiame e tante altre cose, ok? L'abbiamo fatto. E sì, faceva errori grammaticali uguali. Abbiamo confrontato tante cose. Tante. Per quello siamo arrivati alla questione. Quando io poi l'ho nominato con il suo nome, ok? L'ho nominato con il suo nome. Ha detto scherzavo, scusa. Ed è sparito. Secondo te io parlo così? Peccato che lo stesso giorno ti fai detto che ti travestiresti da donna così che fai i soldi. Quindi sì. Mi dispiace, sì. Ah. È stato detto con il tuo profilo, non con l'altro. Quindi per favore sii più coraggioso, ok? Visto che sei una persona abbastanza adulta, già che tu e Mago avete la stessa età, ok? E almeno di... sì, mi sono divertita. Beh, a me non me ne frega assolutamente niente, già tanto che tu sia miracolato qui a scrivere adesso, te lo dico chiaro, e non da parte mia, ma da parte di Loco. Loco avrebbe bannato tutto subito. Oh, è uno. Usa il potere di luce, ma come? Lo so, Matteo, è proprio quello il punto. Quello è il punto. Dopo 2 anni non abbiamo parole noi, direi. Che dici? Dai, per piacere. Cioè, fosse... fosse che non era riconducibile o non c'era la conferma, poi... magari non è così, però allora lì, in quel caso lì, dovresti cercare di... Allora, vai a cercare quella persona. Esatto, dovresti cercare quella persona e dirgli, ma cosa stracazzo stai dicendo? Vai a cercare quella persona, ok? Valla a cercare, che quando ti abbiamo nominato è iniziato a dire scherzavo, scusatemi, quando ho detto che avrei bannato questo profilo, ok? Valla a cercare. Anche perché quando Loco ha detto ma sei tu per davvero, ti stai praticamente smascherando da solo. Sì, sì, su questa, su no, questa. Su questa, perché si è cancellato il profilo, sai. Su questa. Diciamo che... cioè, era abbastanza chiara, ecco, tutto qua. E non chiara... chiara... chiara. Poi, è vero o non è vero? Il dubbio... magari potrebbe comunque rimanere sempre, però, ripeto, allora in quel caso lì... no, è stato bannato e poi si è tolto. In quel caso lì non è colpa nostra... ma c'è qualcuno che si spaccia probabilmente per te, e allora lì non so cosa dirti.
quanti anni ha? Ma per me già stiamo andando oltre. Non è che respawnano sti cose, vero? Ambo, per fortuna. E io con questo ho chiuso. Torniamo alla live. Dio santo, però ste cose. Ciao Drew, ormai seguo solo le tue live. Oh, così mi emozioni però Drew, eh. Così c'è un po' di emotions. Allora. Ritorniamo lì. Nel largo, eh. Specialmente quando giochi a Dark Souls. Oh, mi fa piacere. Se andassi con lo spadone, ci stavo mezzo pensando, Pippo, eh. Ho paura che però forse è lento. Però se lo stannasse... Magari... Faccio un tentativo adesso. Vediamo se può fungere. Secondo me è tanto lento contro sti cose, però facciamo una prova. È tanto lento. No, TikTok, non adesso, TikTok, non adesso, TikTok. Oh, TikTok, ma ti sembra il momento? Ma dico io! Ma porca vacca! Santo Dio! Eccoci. Ah. Scusate. È che TikTok decide di... Ah. Anello della benevolenza. Ma cosa bravo TikTok, Bowser? Cosa ha scritto Wolf? Immaginati farti tutti questi quei scalini in salita. Oddio. No, voilà. Con gelo dentro sta casa. Fushi, l'unica è accendere il fuoco. Oppure accendere la casa. Penso che c'erano prima i muscoli delle braccia, per quanto uno sia allenato. Ha una tastiera di merda sul cellulare. O hai un cellulare di merda sulla tastiera. Ma questo qua è vivo. Oddio. Chiedi di entrare nel patto. E va bene. Mi hai convinto. Sì. Eccoci qua. Seguaci di Aldrich. No, non ti offro niente. Ringraziamo il T4, attenzione. Perché entri nel patto della chiesa?
Ora sei la nuova luce. Attenzione. Seguici, seguaci di Adriano. Ma qui basta, non c'è altro niente. Mi pare strano. Ecco, non puoi. No, è che c'è proprio la prova, Matteo. È quello il discorso, capito? Cioè, non è credere o non credere. È quello il punto. Perché poi a me. Capito? No, 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 non è che cambia la vita. Però era proprio messo. Cioè, c'era il nome. Quando io ho chiesto, se eri effettivamente tu, cioè, insomma. Non lo so lì. Che te sembra l'arena del drago infame. Aspetta, qual era il drago infame? Drop. Drago Fameli. Oddio, qual era? Ma là c'è drop. Sì, Matteo. Non cadere. Insomma, qua ombrelloni, perfetto. C'è un drop però che io non ho preso, che mi dà un botto di fastidio non aver preso. Guarda qua. Oddio, quando non mi ricordo. Quando è stato? Il giorno della conferma, adesso non me la ricordo. Ma cosa accade? Ora posso andare di là, ma posso andare di qua. E allora vado di qua. Lì c'è drop. Oddio, sei corazzato. Ai, eccoci qua. Molto bene. A posto, a posto. A posto. Doveva succedere. Era inevitabile. Speravo succedesse almeno una volta, grazie. La gravità non sarà tollerata. Abbiamo già detto che abbiamo tutte le prove necessarie. E lui non si salva perché ha cancellato l'altro profilo. Io non ho visto il fatto che sia lui. Non ne sono io, ne ho. Forse il minimo, credo. Fushi la lascia. No, non si preoccupi. Ora che ci ripenso, oggi non era Dead Space. No, Leo. Dead Space l'abbiamo finito. Finito, finito. Ha offeso te, ha offeso un po' tutti. Cioè, nel senso, perché comunque ha passato per coglioni tutti. Prettamente Nina. E prettamente in generale.
Poi l'accanimento era più su Nina. Non lo so. Non lo so. Cioè, per me è insensato proprio tutto quanto il discorso. Capito? Oggi Nina mi ha detto che io reputo le persone troppo intelligenti. Forse le sopravvaluto. Potrebbe essere. Non lo so. Ecco, fai mente locale. Cosa ti comunicano questi arcieri che hai già visto? Questa qua è Anor Londo. Magari come Majin Buu. E quella di oggi è la parte buona. Vabbè, io sono molto sopravvalutato. Come? Aia. Aia. Dai, però. Stasera è partita un po' così, ragazzi. Non lo so, Matteo. Ti ripeto. È sicuramente un discorso che non voglio riaffrontare qua, perché ne abbiamo già parlato, che basta. Buonasera, Luis. Vero, non vero, falso, non falso. Io credo di essere la persona che più se ne sbatte la minchia. Del vero o non vero. Quello che vedo. Sono le prove che ho. Poi è vero o non è vero. Lì, ahimè, non sta a me. Bipo. Loco stream NPC quando? Stasera. Grazie Leo per aver mandato il messaggio. No. Ma non puoi proprio cadere tu, no? Altro colpo. Ho vinto. Ma il più forte non era Kid Buu, sì. Anzi, no. No. Non è Kid Buu il più forte dei Majin Buu. Adesso che ci penso. Kid Buu è quello più pericoloso. Esatto, Kid Buu è quello più pericoloso. Sono tre divinità importanti. L'ultima in classifica è Gesù. Poi c'è Dio. E soprattutto le altre divinità. Ce l'ho. Perché parlate di Dragon Ball? Perché. È un discorso un po' complicato, Luis. Credi bene, se no mi banni. Se è per me.
Non so se è il caso. Allora non pongo domande. Io sto sclerando su un gioco per PS3, cioè. Ma porco. Ok. Comunque droppano sti cosi. Ma è veramente a Norlondo sta cosa? Ecco, forse esatto, forse Ciro ha usato delle parole più sagge, perché se adesso mi chiedi veramente il ban, non, cioè io non sono una persona così clemente, ecco, tutto qua, cioè nel senso, quindi teniamo quel beneficio del dubbio, ok? Facciamo finta ci sia sto beneficio del dubbio, però allora seguirei il consiglio di Ciro. Se vogliamo dare un esito, ti dirò, potrebbe uscire un lato che forse nessuno si aspetta. Quindi non lo so. Sta zona è carina, Luis, a parte la parte sotto, che è quella, insomma, però sta zona è carina. E qua c'è. Ok, no, loco. Non lo è, toglitelo dalla capoccia. Ma dai, è palesemente a Norlondo. Se no, l'hanno fatto uguale. Di là si può andare. Matteo, nessuno ti ha attaccato. Capito? Quello è il discorso. Cioè, nessuno ti ha attaccato. Abbiamo solo riportato quello che è successo. Capito? Quindi, consiglio. Ciro ha scritto una cosa molto saggia. Ok? Poniamo il caso che tutto ciò sia fasullo, sia falsone, sia, come si può dire, sia poco simpi, ok? Ci sarà modo dalla parte tua di dimostrarlo. Però attualmente, siccome è successo da poco,
seguirei il consiglio di Ciro. Così nessuno interviene. Non succede niente. Se poi così non è, ritorna tutto normale e siamo tutti contenti. Se invece così è, comunque la cosa passa, capito? In entrambi i casi, tra virgolette. Però ora come ora, cioè, questo è esatto. Non ti sento. Ah, vabbè. Quindi proseguiamo tranquillamente. Tutti felici e felici. Felici e felici. E il tempo ci darà modo di vedere. L'ho finito poco tempo fa, Fushi. Sì, questa qua è Anorlondo. Guarda, guarda, guarda. L'ho finito poco tempo fa, molto carino. All'inizio non ci capirai molto, te lo dico, ma è molto carino. Vedete? Spada del giuramento. Attenzione, siamo in disaccordo, Loco. Come siete in disaccordo? Perché siete in disaccordo? Kidi, grazie mille del follow. Il tuo coniuge ti aspetta. Manca poco. You are very near. No, non guardarti gameplay, Fushi, fidati, fai come ho fatto io. Buttati. Inscription non mi sembra questo granché. Ma ti dirò, Luis, cioè, ha un po' di alti e bassi, però se uno ha la possibilità di giocarlo, secondo me, è buono. Capito? Sì, me la ricordo questa arena. È
È quella dove si combatte contro il tizio o tizia. Guendalina, esatto, Guendalina. Buonanotte, Joker. Simbolo oscuro. Minchia, ma gliel'ho piantata in faccia. E la Madonna. Adesso che dovrai effettuare il matrimonio, posso dirtelo. Harry di Astora, stesso paese del grandissimo ed unico Soler. Allora, adesso no, non c'è. Grandissimo e unico con il nome Soler, proprio mai visto. Cioè, proprio, vabbè. E tu lo hai trovato uomo. Ma se sceglievi il personaggio maschio, allora era una donna. Ah. Quindi volete dirmi che in questo caso From Software è razzista? Il bacino del no. Ho anche i DLC, chiedi, sì. Ho tutto quanto. Ma quindi se io adesso mi siedo di nuovo. Eccoci qua. Molto bene. Quindi agli sposi. Ecco qua. Ecco. Non è molto propenso alla festa. Quindi. Forse la festa non. Cioè, non lo so. Però alla salute. Un giorno ti svegli. Ti ritrovi sposato. E ti ritrovi pure vedovo. Proprio, cioè, mio Dio. Speriamo sia ricco. Sarà ricco, no? Leggiamo quello che ci ha dato. Sediamoci sulla faccia, dai. E leggiamo quello che ha dato. Allora. So che quella parola non si può scrivere. Simbolo. Ah, ma ne avevo già 8. Fino adesso perché non l'ho letto? Un buco nero. Nella carne che ricorda il marchio di un non morto. L'oscurità stessa dell'uomo fuoriesce da questo buco senza fondo, questa ferita traboccante de de dell'essenza della maledizione. Il simbolo oscuro non guarirà mai,
ma le leggende narrano di una guardiana del fuoco che tornò dall'abisso, recando con sé grande sollievo per il portatore della maledition. Ok, dopodiché... L'armatura che avevamo trovato mi sembrava anche carina. Che c'è, Pippo? Cosa succede? Eccola qua. È carina sta armatura. Armatura di un cavaliere noto un tempo come la luna oscura. La luna nera. Si dice che qualcosa di osceno si nasconda dentro questa corazza, dottore. Il profilo di questa armatura è quasi femminile. Proviamola. Aspetta che mi alzo dalla testa del tizio. Attenzione. Quell'armatura la conosci bene. Come la conosco bene? Signori, fashion test. Insomma. Mica tanto. Ah, è vero, Pippo. Adesso mi hai fatto ricordare. È vero, è vero, è vero, è vero. È più carina questa. Forse l'elmo? Eh sì, mega me. L'elmo però mi piace, eh? Chiuso così. Ci sta anche bene con Pamela. L'elmo quasi quasi lo tengo. È che è dorato, capito? È dorato con tutto scuro. Bisognerebbe cambiare qualcosina. Forse le pantalon? Porca vacca, è un transform. No, no. È un transformer, ho detto, eh. Sia chiaro. Poi uno non dica... cosa, cosa? No, ho detto un transformer. No, non ho nulla contro il dorato, Rosy. No, dai, ci sta bene, dai, ok. Quindi questo qua lo lascio qua. Ma non gli posso fottere l'elmo. Buonasera, Bowser. Bentornato. Tanto comunque te l'ho messo solerne al disegno. No, non lo... No. Non lo voglio solerne il disegno. Che schifo. Bowser, sei arrivato perché mi sono sposato, quindi... Non volevo sposarmi, quindi mi sono sposato, ma poi ho divorziato. Cioè, nel senso... È un po' complicato da spiegare. Però hai capito, ecco. Loco, Soler è amato per il meme. Nessuno lo apprezza davvero così tanto. Eppure, quando lo dico io, Pippo, in realtà... non la pensano così. Brindisi con il culo sulla fa... cioè... Rosy, tu devi vederla. Che è morto questo? Camaleonte. C'è qualcuno? C'è qualcuno qua
sotto forma di statua o di qualcosa o di qualsiasi. Ci sono oggetti. Scherzi a parte, sto mettendo dei riferimenti a Solera, è quello di DS1. Per DS2 ti ho fatto una sorpresa, però. Allora, sti tartarugoni hanno la brutta abitudine di morire a cazzo. Loco, hai presente la chiesa dove sta il falò di Sullivan? Sì. Ecco, dentro stava sta tipa che usava questa spella. Che oggetti? Non lo so, Ciro, mi ha dato Camaleonte. Io non vorrei che qualcuno fosse qui. E stalkerava Harry. A cazzo. Ma io non l'ho vista. Se tu la trovai nella chiesa, questa non uccideva Harry. E quindi potevo sposarmi da vivo. O perdevo la quest. Succedeva altro. Ma si può sapere cosa succedeva o è spoiler? Lo vedi in Energy Plus. Ma chi è che fa l'Energy Plus di sto gioco di... No, no, sto scherzando, sto scherzando, sto scherzando. Ragazzi, mi piace un po' stuzzicarvi, dai, se non lo faccio io. Ecco, emozionati. Guarda dove sei per la barba di Merlino. È Anor Londo. È quello là che gira. Eh sì, è Anor Londo. Ma allora vedete che io avevo già ragione. Sbloccavi un finale. Come sbloccavo un finale? Mi autobanno. No, no, non lo fa. Aspetta che giriamo sto ascensore. Dai. Porca vacca, adesso basta non ci siano Ogmundo e Smog. Vabbè, è l'unica parte decente di DS1, dai. Devi essere un po' più stupito. No, stupido. Stupido o stupito? Quando giochi, se lo capisci subito non c'è gusto. Ah, scusa. Allora aspettate. Facciamo che l'ho appena capito, ok? Perché è morto qualcuno, ho preso delle anime, non lo so. Ma facciamo che l'ho appena capito. No! Ma questa! Ma questa! No, 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 è impossibile. Fermi. Ma questa! Ma quello! Ma quello! No! No, la porta dorata così, no! No, no, vabbè, ma la scalinata, cioè la scalinata, ragazzi, c'è. Cioè... No, ma l'ascensore è quello che gira. No, no, vabbè. Ma l'ascensore che gira. Ma no, falò acceso. Porca vacca. Ma avete visto? Cioè, non so se avete visto le... Cioè, qui siamo su DS3, capito? C'è DS1? Cioè, quindi, quando hanno fatto il gioco, hanno detto...
Mettiamoci DS1 su DS3. La gente non se l'aspetta. Ta, 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 ta. Le mattonelle. Cioè, il signore. La neva. Guardate il panorama. Ma soprattutto qui. Allora seguite la spada, la punta della spada. Ok, qui è successa una cosa importante. Più importante di DS3, più importante di tutta la lore di DS1, più importante di tutta la lore di Elden Ring, più importante di tutto. Qui. Seguite sempre la punta. C'è passato copricapo. Comunque, dimmi tutto, Ciro. Poteva andare come reaction. Sono andato bene, ragazzi. Non va come reaction. Ma come? No, non sono andato bene. Una chiavica, ma come la chiavica? Ma mi sono pure impegnato. Ma là c'è un falò. Ma come buttati? Ciro, ho 27.000 anime. Ah. Fatto un po' di cacca addosso, eh. Fatto un po' di cacchetta, ve lo dico. Un po', Leo. Poca. Non tanta. Pochina. Occhio questa! Dopo sai che ci sarà anche un sad moment, vero? Come un sad moment? Vediamo il corpo di copricapo. Buongiorno. Ma tu sei... Posso andare avanti col content? Ho fatto. Ah, non lo so, Mike. Lascia stare. Passa su Twitch se hai Twitch. Perché TikTok leva i messaggi. Porta pazienza. No! Ti spiego. Allora, vedi che ho... Vedi che ho le puntine negli stivalotti? Allora, io stavo rotolando. Probabilmente ti è finita la puntina.
Nella gamba. Mi perdoni? Name thyself, stranger. Dichiara il tuo nome. I am Yorshka. Io sono Yorshka, capitano dei Cavalieri della Luna Oscura. Vengo dalla Russia. Cosa ti porta in questo luogo? Dimostra fedeltà alla Luna Oscura. La Luna Nera. Forse vuoi... Molto bene, rimarrò il capitano di una compagnia senza cavalieri. Ti darò uno scopo. Ti darò una scopa. Occhio che si alza. Che fa? A lungo hai vagato. Ascolta la mia voce dal fondo del palato. Se presterà le orme di padre Gwyn e sorella Gwendalina. Una lama pronta a distruggere i nemici dei signori. L'egida e il potere della luna oscura ti accoglieranno. Ah, ma è carina, perché dovrei ucciderla? Dai. L'ultimo boss che ho fatto è stato, non mi ricordo il nome, il gigante Mike. Unico cavaliere della nostra compagnia. Sì, mi piace. Presta giuramento e affronta il tuo dovere. Mi piace. Yor, bravissimo Mike. No, perché Leo? Però qualsiasi cosa per aiutarti, dimmi un po'. Il fuoco vacillava e Gwyn, nostro padre, scelse di immolarsi per preservarlo. Ora il fuoco è stato vincolato dai campioni che ne hanno seguito le orme. È la volontà di nostro padre, Signore Gesù Cristo e degli dei. I cavalieri della luna oscura vegliano su chi vincola il fuoco. Molto tempo fa, però, la nostra compagnia si è ritrovata priva di cavalieri. Fino al suo arrivo ne rimaneva solo il patto. Le responsabilità passano alle persone più importanti. Ma questa qua, Ciro, è quella del quadro. Comunque no, Mike, non ancora. Vuoi un trofeo gratis? Uccidilo. Perché? Quella là del quadro, non mi ricordo il nome. Cioè, a me ricorda, Ciro, quella del quadro. DDS1. Però non si chiamava... non si chiamava... Cioè, non era russa. Capito? Non mi ricordo il nome. Priscilla, bravo Mike, bravissimo, bravissimo. Priscilla, Priscilla. Priscilla. Proprio lei. Perché aveva anche sta codina, capito? Preascella, no, quella è un'altra cosa. Matteo, non ti preoccupare. Ci sarà... Il tempo ci darà le risposte. Adesso le cose sono due. Priscilla era esiliata. E lei... Chi è? Cura! Cura Pica! Grazie mille del follow. Priscilla era esiliata perché... non mi ricordo il perché. Però tipo lei voleva star là. Cioè lei voleva stare in pace, non voleva rotture di coglioni. Infatti tu quando arrivi lei ti dice per favore vai via, lasciami stare, non ti voglio far male, voglio star qua. E tu lì decidi se andar via. Sono Mike. Oh, fatto bene. Fatto bene, cura. Fatto bene, perché su TikTok non lo so perché, Mike, ma stiamo riscontrando sti problemi, ma in generale un po' tutti li stanno riscontrando, che uno scrive tipo i messaggi e magicamente tipo glieli leva. Ah,
Era la figlia di Gwyn, ma esiliata perché non del tutto umana. Cosa che mi pare troppo forzata. Potrebbe essere, Rosy. Però comunque, cioè, nel senso, se anche uno mette... cioè, se uno scrive Ano, no? Cioè, nel senso... Non è che sia una parola che uno dice, oh mio Dio, cioè... Vabbè, scendiamo qua. Ma guarda che è vero, Rosy. Cioè, io vedo delle live e a volte succede anche nelle mie, gente che entra e scrive le peggio cose, ok? Ma proprio le peggio cose. Poi arriva... Mike che scrive tipo, ah, ma hai già visto Anor Londo? E gli leva il messaggio. Così, dal nulla. Cioè, no, vedi, spada dei guardiani dei dipinti. Quindi è palesemente. Messaggio lì, esatto. Era l'amore di Gwyn, ma un amore profano, con cui non poteva farsi vedere. Quindi di decisione comune venne esiliata e Yorsk è la figlia di entrambi. Oddio, questa avrebbe già più senso, Ciro. Messaggio assaggiato, attenzione. Questo avrebbe già decisamente più senso. Se è Kratos, tu hai questo rapporto con Stream Elements che è magico. È magico. Vedi, cappuccio guardiana ai dipinti, tunica guardiana ai dipinti. Beh, Ciro, ma c'è qualche conferma? Cioè, nel senso... buonasera, Ledogo! Ci sono delle conferme a riguardo di queste cose o sono solo teorie? Però sicuramente, cioè, la tua è... La Lore dei Souls è tutta teoria. Miyazaki non conferma un cazzo. Proprio per questo fanno cacare. No, dai, no. No, non è tutta teoria, dai. Ci sono delle conferme. Cioè, ci sono delle cose che... ti dicono è così. In questo caso te lo dice, magari eccoci qua, eravamo arrivati. E poi più cioè te lo dice, poi magari anche scritto tra le righe se effettivamente è così o no, oppure rimarrà una questione irrisolta. Ma no. Ok. Però sicuramente, Ciro, è un modo molto carino. Di vederla. E paradossalmente piace pure a me. Ah. Comunque non vedo l'ora che esplori Anor Londo. C'è una roba di lore pazzesca. E adesso ci andiamo. Se non scivolo come un decerebrato. Ok.
Ma non ti viene la curiosità di vedere se dentro nel Londo è come le... ma infatti ci vorrei andare, sì. È che volevo scendere qua per capire cosa... cosa c'era. Ok. Un altro... What? Porca vacca, ma quindi ragazzi mi state dicendo che era una di queste statue? Non ci ho neanche fatto caso. Vabbè. Vabbè. No, non ci ho neanche fatto caso, ragazzi. Fa niente, eh. Ecco perché quando ero arrivato qua avevo detto: ma sto posto qua non serve a niente. Perché è una sorta di shortcut. Ok, buono a sapersi. Dai, andiamo a fare un livellino e poi dentro a Norlondo. Leo ha riscattato chat solo emoticon. Ragazzi, ringraziate Leo. Ah, ci pensa Nina. Vabbè, dai. Fatto il level up, sì. Fatto il level up. Anotronco. Ma come? Porca vacca, ma tu da dove arrivi? Ma sei pazzo! Ma è arrivato come un cacciabombardiere! Oh! Aspetta un secondo, eh. Adesso bevo, eh. One second, perché questi qua sono veramente molto aggressivi. No. Aspetta che ci muoio anche. Comunque, qua non si sbilanciano, ragazzi. Devo bere? Sì, bevo. Arrivo. Perché nella vita noi siamo qui con il nostro elmetto. L'elmo mi sta piacendo. Quando ci ho farmato su ste scale. A proposito. Stavo mezzo riflettendo sul fatto che... Eila. Quasi quasi la prossima live di DS3 vi do un altro pezzettino della lore di Pamela. Quasi quasi. Ma qua c'era il fabbro, no? Comunque te stai vivendo un'esperienza più semplice. Immagina passare da DS3 a Elden Ring con i tasti diversi. Saltavamo avanti agli NPC con i... Madonna, è vero. Oddio, le dogo, è vero. Io su DS3 ho fatto solo una run perché giocai. Ok. Poi la trilogia l'ho fatta tutta in fiato e mi serviva una pausa. Ho fatto bene. Incredibile, comunque.
Aspetta, qua sotto c'è qualcosa. Madonna, il cane ha scorreggiato, ragazzi. Dogo puzzone, no, no, vi giuro. Non si può vivere così. C'è ancora? No! Marcello! Beh, vabbè, ma ha droppato il carbone. A posto. Almeno non smartella tutto il tempo. Du coglioni, passavi da ste parti e tin e basta. Mio Dio, senza cuore, ragazzi, senza cuore. Senza cuore. La sensibilità, niente proprio. No, la nebbia. Ma no, la nebbia. Ma no, la nebbia. Ma no, 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 no. Qua c'era un buco una volta. Hanno riparato le finestre, però. Bravi, bravi. È tutto distrutto, ma le finestre le hanno riparate. Cosa ti preoccupa di più nella vita? Covid? No, Tas, no. Rimanere chiuso in una stanza 2 metri per 2 per 24 ore col cane di loco, ti giuro, Wolf. Va bene tutto, ma non quella roba. Cybersmog e zombie. No, hanno chiuso anche qua. Gianni e Pinotto. Dio santo. Aia. Aia. La mia boss fight preferita. DDS1. Ma in che senso, Kurapika? No, cosa stai dicendo? Resisti, Pamela. Brava, Pamela. Gianni e Binotto. Ma si è buggato? Merda! Ho un po' di maledizione di sotto, eh. Questo qua mi scorreggia addosso un'altra volta e qua siamo spacciti. La spada è potenziata? Assolutamente no. È a zero. Ecco, e te pareva. E te pareva. Ma che cazzo stai a fare? No, è a... Allora, vi posso spiegare. C'è una motivazione del perché la spada è a zero. Io non so se la volevo tenere. Siccome per potenziarla... serve, non mi ricordo il nome, ok? Tipo la lastra di qualcosa. Che ho chiesto in chat e mi hanno detto che è abbastanza rara. Io non lo so se la voglio tenere, capito? Che lastra, la scaglia, ecco, vabbè, quella roba lì. Io ho questa di potenziata.
che è lo spadino iniziale. Potenziala. Oddio, ma come cammina? Aspettate, rifacciamo. Ma diventa un nano. Ma che è? Vorrei citare un famoso incantesimo di Harry Potter. A destra sei andato? No, effettivamente no. Però volevo fare... No, no, non ho nulla contro i nani. Ma no, non sono... No, no, Rubino di Aldrich. Aldrich. Rubino di Aldrich. Dov'è? A proposito, aspettate. Si dice che il fabbro gigante di Anor Londo un tempo fosse il fabbro degli dei. Permettere... No, permette al fabbro il santuario, ok. Rubino di Aldrich. Qua. Gli attacchi critici ripristinano i punti vita. Ok. Ora che bisogna che vada a dormire. Ah, giusto. Allora, prima guardiamo di qua. Ci sarà anche lo smeraldo di Aldrich. Non lo so. Questo qua ha gli occhi rossi. È cattivo. Aia. Aia. Sì, però allora stasera non ci siamo. Cioè, non si può continuare così. Stasera sto facendo schifo. Sarà la distrazione? Sarà l'amore? Sarà il fatto che oggi devo far straordinario? Finché usi ste armi di me... Allora, cos'ha il mio spadino che non va? Minchia, calmi però, ragazzi, oh. Comunque DS2 non è abbastanza odiato. Giusto per... Ma sai che... Cura picca. Tieniti forte. Sto per dire una cosa. Attenzione. Cura picca non credo sia pronto. Che non va. Tutto. Esatto, sì. Non lo dire. No. Devi tenerti fortissimo. Devi tenerti fortissimo. Ma forte, forte, forte. Tieniti, mi raccomando, eh. Perché stanno per arrivare parole dure. Ora dice Elden Ring e Dark Souls. No, 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 no. Mi tappo le orecchie. Ok, Ciro, fatto bene. Cura picca. Io sto recuperando i vari Souls. Ok.
Ho fatto Bloodborne. Bellissimo. Meraviglioso. Stupefacente. È stupendo. Ho fatto Elden Ring. Bellissimo. A parte il DLC. Il DLC. Vabbè. Ho fatto DS1. E ho fatto DS2. Ho fatto anche Sekiro. E se proprio vogliamo aggiungerci, ho fatto anche un Lies of P in contemporanea con DS1. Cosa da non sottovalutare questa, eh. E quello che ti posso dire è che almeno per me, poi so che è un parere non condiviso dalla maggior parte della gente e lo accetto, va bene. Ma almeno per me DS2 l'ho trovato meglio, non in tutto, ovviamente, di DS1. Mi è piaciuto di più. È pieno di difetti. Not the Wolf. Pieno di difetti. Bug, rotture di cazzi e tutto il resto, ma personalmente l'ho apprezzato di più. Se proprio vogliamo prendere una cosa esterna dai Souls, visto che in contemporanea stavo giocando Lies of P, l'ho adorato. Adesso li recupero le dogo, eh. Allora, cosa... Ok. Madonna, aspettate che mi sposto fuori perché sennò riprendermi la chat è un disastro. Ok. Ti dico Santuario di Amana e Forte Ferreo, ma io non le ho vissute così male. Io l'ho giocato, inizialmente lo odiavo. Poi più avanti dicevo, ma non è così male. Poi Forte Ferreo e Santuario di Amana. Intervengo solo per dire che sono d'accordo con Pippo. E lo sapete, l'ho già detto più di una volta. Ma poi giocando il 3 dici, che merda è. Sul fatto che ha tanti tantissimi difetti e posti orribili, hai ragione. Si può dar torto. Però io lo ricordo con piacere e mi ha divertito. Sì, pure a me. C'è il re esiliato, Godfrey Vendrick, la regina che manda tutto in cacciara, Marika Nashandra. I giganti sterminati, ultimo re dei giganti a cui si spezza il braccio gigante. È vero, le dogo. Cazzarò, le ha messa così, è vero. È vero. Porca vacca. Non ci avevo mai ragionato così, le dogo. Aspetto il tuo parere, ma non sono d'accordo. Anche a livello di lore, nella trilogia. È quello che mi ha dato. Sì, no, vabbè, ma ci sta. Cioè, so che è un'opinione difficile da trovare in giro, eh. Cioè, nel senso, infatti io lo dico scherzando, però quando dico tipo, ragazzi, tenetevi forte che lo sto per dire, è perché so che di norma quando lo dico a tanti gli viene un po' di male. Però sì, l'ho trovato. Decisamente meglio.
Vediamo cosa c'è qua dentro, dai. Porca vacca, se fa male. Dio santo. Non ho guardato bene, ragazzi. Vorrei riguardare. Mi stavo concentrando su di lui, ma non mi dava il tempo neanche di guardarlo. Cosa c'è, Nina? Un secondo, ragazzi, eh. Porco. Ma Dio santo. Lasciatemi. Ok. Stavamo dicendo. Arrivo, eh. Campi glaciali, campi consacrati. Guarda la corona, adesso vado a guardare. Se mi lascia, perché letteralmente sono entrato e non ha fatto altro che sparaflesciarmi roba. Ho paura che sarà una boss fight molto divertente questa. Molto molto divertente, oserei dire. Ma lì c'era un baule, non l'ho neanche visto. Ma è un mimic. No. Aia. Però le do gommessa così. Cacchio, è pazzurdamente. Ma io sta fiaschetta qua me la vado a mettere, ragazzi. Anzi, no, prima proviamo. Fatemelo guardare in faccia. Tanto ci moriamo. Poi ci andiamo a mettere la fiaschetta e facciamo. La corona. Ma questo qua non è Guindalina? No? Anche l'arco. Anche come spara le frecce. Ma vaffanculo. Ci provo, ma ci morì. Notte Bowser.
Vabbè. Va bene, va bene. Questa qua si spostano. Vabbè. Va bene. In fase 2, quando fa quelle frecce lì, è un po'... Però va bene. E che cacchio ci fa la Gwendalina? Allora, aspettate un secondo che mi vado a buttare su la fiaschetta che abbiamo trovato. Tanto ci mettiamo un secondo. Mannaggia, cura pica. Non c'è più il comando del correre. Che correre? Allora, aumenta, usi. Sì. Poi dai il carbone. Già che siamo qua. Ah, run. Devo rimetterlo, le dogo. Devo rimetterlo. Smithing weapons never afore seen by the likes of ye. It's but a small service to pay. Oh, by the way, if you find any Estus, they can be without the... Ah, ok, vabbè. E... boh, possiamo andare. Ritorniamo di là. Che insomma, una fiaschetta in più, sai com'è. Non fa mai così schifo, insomma. Ah, vi ricordo che domani sera, ragazzi... Anzi, stasera finiamo la storia di Black Ops. Che si è rivelata meglio di quanto pensavo. Quindi sono contento di averla portata. Stasera la finiamo. Poi purtroppo causa turni lavorativi di notte faremo due live di pomeriggio, una con Deadpool e l'altra con Dragon Ball, e poi ritorniamo domenica con DS3. Comunque trovate tutta la programmazione, quindi è tutto quanto scritto. Allora, Dio santo. Non la miglior... Forse è meglio non fonderla. Via. Bevi. In pieno ma preso. Questa è una gran merda. Vabbè.
ci sono stato davanti. Che sciocchino. Ci sono stato davanti. Cazzarola. Mi si è girato. Vabbè. Vabbè, dai, comunque dai, l'ho capito. Ma come hai capito alla fine perché hai i suoi poteri? No. Perché anche lui è una patata. Si chiama il divoratore degli dei, porco. Ah, giusto. Effettivamente è vivo. No, no, hai fatto bene, Pippo. Hai fatto benissimo. Hai fatto benissimo. Dov'è? Là. Ecco. Au. Che schifo sto terreno, ragazzi, santo Dio. Salva la sua anima. Si è usato una falciata alle Doggo, che non l'avevo mai vista. Era abbastanza semplice schivarla. M'ha preso, però era... Ma questa qua è... Momento. One second. Che cazzo ci faccio qua?
Leggiamo l'anima, esatto. Allora, qui. Un'anima corrotta intrinsa di potere. Usa la... Vabbè, ok. Le meditazioni di Aldrich sullo svanire della fiamma ispirarono. Ispirarono visioni di una nuova era. Il dominio degli abissi marini. Sapeva che non sarebbe stato facile, ma non aveva paura. Avrebbe divorato egli stesso gli dèi. Ok, e questo l'avevamo capito. Questo l'avevamo capito. Poi cos'è che mi aveva dato? Questo qua. Se il signore rifiuta... Ok, vabbè, Aldrich è diventato un signore divorando gli uomini, ma il potere lo deluse spingendolo a divorare gli dèi stessi. E ok. Ma sta qua che cacchio c'entra? Sì, è terribile, Ciro, ti do ragione. È terribile. Il principe di Lothric è nelle tue mani. Salva la sua anima, ti prego. Rivelagli ciò che deve diventare un signore. Catino votivo. Usato nell'antica cerimonia di giuramento dei cavalieri di Lothric. La pratica è stata conservata anche se si tratta ormai di una semplice formalità. Metti il catino presso la statua di un cavaliere decapitato. Aspetta che prima Lynn aveva scritto qualcosa. Ok, mi sono sistemata, lavata i denti e calmata. In teoria dovrei dormire, ma non ho ancora finito un PowerPoint per domani mattina. Quindi si aprono le scommesse su quante ore dormirò stanotte. Lynn, secondo me stanotte dormi... a che ora ti devi alzare? In teoria alle 8, allora dormi 5 ore. Buongiorno. Salve. Qual è il problema? Danzatrice della Valle Boreale. Con 6 fiaschette. Tutto molto bello. Cosa è scritto? Posizione... Ah, ok. Minchia! Aspetta che bevo, eh. Ma si è rifatta di vita. Ah. E la Madonna però, amica mia, stai calma. Au. Sono un po' incastrato. Vai,
Ah, una fiaschetta. L'ha buttata. Buttata malissimo, oserei dire. Lo sapevo che finiva così. No, Pippo, non disiscriverti. Sapevo che finiva così. Avevo le bombe. Immaginavo. Guarda, ci avrei messo la mano sul fuoco che andava così. Vabbè. E anche questo l'hai fatto per il content. Sì. L'ho fatto per il content. Dio santo, ragazzi. Avessi avuto una fiaschettina in più. Sì, ora adesso il secondo try, tipo, m'ammazza appena entro. Devo far pipì, vado, vai. Devo guardare l'arena. Là c'è una porta. Incredibile, ragazzi. Ah, questi qua funzionano ancora, però. Incredibile. Usa questa scusa e sei salvo. Ragazzi, perdonate. Che vi devo dire? Avessi avuto quella fiaschettina in più, era fatta. E invece il destino ha deciso ciò. E lì è emersa la mia scarsitudine. Qualcuno sa se quel mantello è in vendita? È in vendita il mantello che porta. Qui c'era la baulona. Anello della principessa del sole. La baulona con i ninciaco. No, vero? Sto tirando spadate a caso, vero? Qui c'erano dei mega sì. Sì, credo che sto spadando a caso. E leggiamo la descrizione. Ma te pensa. Che morte sono andato a fare, ragazzi. Mannaggia. Vabbè. Come ha detto Pippo, era per il content. E chi non ci crede, fa bene. Dove cacchio è? No? È normale, perché prima la stavo quasi per fare e adesso ovviamente sto pagando l'errore di prima. Quindi, vabbè. Mi scassa un... Ma dai, ho preso danno attraverso la Vabbè.
sai che se uccidevi le vecchie prima. Un secondo, eh. Sai cosa? Fammi bere. Non incastrarti ora però. Non me la locca più. Perché? Ok, ora sì. Santo Dio. Santo Dio. Anima della danzatrice. Aspetta che guardo cosa ha scritto Ciro prima. Tu sai che se uccidevi la vecchia la prima volta che la vedevi te la ritrovavi davanti questa. Sul serio? Bravo, mica tanto, Rosy. Mica tanto, bravo. Posizione al catena. Ah, aspetta. Prima leggiamo l'anima. Grazie, grazie. Sì, l'input per farla spawnare è la vecchia che mo... Ah, ok, quindi a prescindere, cioè se tipo tu arrivi qua a livello 1, massacri la vecchia e ti spawna questa. Boia. Cioè, non tanto per il moveset, perché comunque è capibile, ma più che altro mi immagino il danno. Cioè, ti shotta praticamente. Sondaggio, anno verso sanno e mezzo. Ok. Allora, nuovo sondaggio. Copri capo. Due stemma. Due punti. A partire dall'anno. A partire dall'anno e mezzo. Boh, votate. A sto punto, se posso dire la mia. Vabbè, niente. Però posso votare. Voto tra un po', così non do nell'occhio dove voto. Votate, ragazzi. Però facendolo a livello 1 subito, puoi andare subito dopo la vecchia, con la scala dietro. E infatti adesso sono curioso di vedere. Allora. Leggiamo l'anima. Qual è? Danzatrice. Sullivan, il gran sacerdote, ha concesso una spada a doppio taglio a una figlia lontana della famiglia reale, ordinandole di servire prima come danzatrice e poi come cavaliere, esiliandola in una frontiera remota. Comunque molto carina come boss fight, mi è piaciuta. Cioè, nel senso, non è niente di che a livello tecnico o altro, ma a livello scenico molto carina.
Ma che è tutte ste mosche? Da dove arrivano? E non dite che le mosche vanno sulla merda, perché l'ho già detto io. Spero oggi tu non abbia acqua, a differenza di ieri. Cash, ho una brutta cosa da dirti. Ma forse Nina adesso trova la soluzione. Comunque devo attivare le notifiche che mi è uscita la live su TikTok. E ho aperto Twitch. Comunque grazie mille, buonasera, benvenuto. Ora, qualsiasi cosa succede, sempre a sinistra. E la Madonna. Non so, loco, dovrei ridere a sta cosa. Beh, oddio, aspetta, quante anime ho? E la Madonna, 60.000. Fermi. Boni. Andiamo a livellare. Se hai acqua, non No, forse arriva qualcosa, eh. Forse arriva qualcosa. Ok. Infatti, le dogo. È proprio quello che voglio fare. Un po' di stamina. Leo, bentornato. Allora. Un po' di stamina. Possiamo fare due livellini. Non che cambia tanto, però. Ottimo. A proposito, fermi un attimo. Io adesso posso mettere... sì, questo. No, Nina. Vediamo che armi... che armi ci ha sbloccato prima di tornare di là. Comunque, stavo dicendo. Ma in realtà anche io esploro, ma aree non subito, ma torno sempre in generale, faccio sempre quasi tutto. Però non durano mai tante ore, Mira, ma ci sta. E credimi che io ci ho nerdato tantissimo, credo che un 300 ore fatte su DS3. Con tanto di medaglioni dorati, fai bene, ci sta. Io ho un centinaio... scusate, ho un centinaio di ore su Bloodborne. DS1 forse è stato quel... ah, 3000, scusami. Cash, stasera non ci sono proprio. DS1 forse è stato quello più veloce. Perché lì avrò fatto, una cinquantina di ore. DS1 l'abbiamo finito veramente velocemente. Aspetta, Ciro aveva detto sempre sinistra. Ok. E, DS2 è durato di più. Anche lì avevamo fatto un centinaio di ore. DS3, Elden Ring, vabbè, ovviamente là sono 300 e passa ore. Sekiro non mi ricordo. Anche Sekiro in realtà è durato relativamente poco. DS1 la mappa è collegata in maniera incredibile. Su quello non posso darti che ragione. È stupendo. Dio santo, Kratos, il demone dell'odio. Madonna mia. Comunque, stavo dicendo, fermi. Voi volete dei pareri su DS3. Quindi dopo quasi una quarantina di ore posso darvi dei pareri. E allora, partiamo dall'inizio. DS3 mi sta divertendo. Ok.
Quindi DS3 mi sta divertendo. Mi ci sto divertendo. Lo trovo... Respiro di sollievo. E la Madonna, così tanto, Rosy. Lo trovo appagante in tante cose. E mi ci sto divertendo. Le zone mi scricchiolano un po'. Nel senso... m'aspettavo forse qualche zona più carina esteticamente, cioè tipo non so come spiegarvi, cioè tipo mi aspettavo di trovarmi davanti delle porca vacca, potevo scendere là. Mi aspettavo di trovarmi davanti delle zone con i super... Uè, che è? Ah, ok. Con i super controcazzi. E invece non lo so. Boh. Meh. Soprattutto le iniziali. Devo essere sincero. Le iniziali, cioè, tipo... penso a DS1 e paradossalmente pure quella, la zona iniziale, mi è piaciuta un botto. Penso a DS2 ti dico molto bella, penso a Bloodborne ti dico bella, penso qui ci penso e dico cioè non è brutta, però non lo so, cioè nel senso come inizio non è... Se sembra quasi un po' sottotono, tipo, non so come spiegarmi. Minchia, ma sti cosi qua sono dappertutto adesso. A me basta quello, Locus. Puoi dirmi che fa cagare come ambientazione e altre cose. Però la mia preoccupazione... No, mi sta divertendo. Mi sta divertendo e, come ho sempre detto, ragazzi, si vede. Cioè, nel senso... se c'è una cosa che soprattutto chi ci segue ormai da tempo ha capito... Ok... è che quando un gioco non mi piace, o cioè non mi piace, non mi dà quella pill, ok? Non so come spiegarmi. Si vede, si vede. Ma neanche forzato. Cioè, non, perché se mi sento forzato lo sospendo. Cioè, nel senso, non ho problemi a dirvi, ragazzi, no, mi fa cagare, non mi piace, non lo porto più. No, non è neanche una forzatura, è proprio un discorso che magari sono lì che dico, vabbè, vado avanti perché voglio vedere cosa succede. Però, boh. Cioè, nel senso, però non mi sta dando niente. Ecco, quello intendo. E quello si nota da me, ragazzi. Cioè, io lo faccio trasparire da ogni mio poro possibile e immaginabile. Magari uno che non ci segue da tempo, magari non lo nota. Può essere. O magari lo percepisce poco. Ma chi ci segue ormai da tempo lo vede. Lo vede subito. C-
Ci sta, Cash, ci sta. È molto cupo come gioco. Mentre in Bloodborne il cupo è fatto da Dio, perché è proprio arte gotica. Qui invece è come se quel cupo non rendesse per bene. Esatto, sì. Sì. Brava, Rosy. Esatto. Cioè, vedi che hanno voluto prendere tanto da Bloodborne. Ok. Però... è come se non lo facesse bene, cioè nel senso tipo che legnate che tira questo, ragazzi. Ah. Ma io preferisco questo cupo a quello di Bloodborne, perché è più fantasy e meno Lovecraft. Nonostante... io riconosci il lavoro fatto con... Ma ci sta tutto, Cash. Ci mancherebbe. Cioè, io... A me piacciono tutte quelle cose, un botto cupe, un botto... tutto... E Bloodborne, ragazzi, è proprio nel mio pieno stile. Quindi è normale che io paradossalmente penda un po' più di là. In realtà occupo per una motivazione di lore. Non lo spiego perché non so se è spoiler, ok. Beh, sì, a parte quello, io so già cosa intendi. Anche a me personalmente piace questa sensazione di cupo di DS3, però ovviamente ogni cosa è soggettiva. Aveva appena finito Bloodborne, aveva visto il lavoro fatto su DS2 dagli incaricati e ha pensato, cazzo. Sì, effettivamente. Cioè, io mi immagino, no? Lui che va via dallo studio, anche se magari non è stato così, però tipo me lo immagino che fa, ragazzi, torno tra un annetto, quando avrò finito Bloodborne, mi raccomando, fate tutto bene. E loro, sì, vai, tranquillo, tutto a posto, vedrai che andrà tutto bene. E tipo torna... E vede i risultati. Ecco, mi sto divertendo davvero tanto. Di soldi felicemente spesi. Di eh? Ah, Dragon Age. Ah, ok. Loco scappa. Come Loco scappa? Perché? No, ho scorreggiato. No. Ma? Ma chi è sto qua? Torna e vedi i boss recicli. Madonna. Eh sì, su... Su DS2, ragazzi, con il riciclo ci hanno dato dentro alla grande, eh? Non che su Elden non l'abbiano fatto, però parliamo di due giochi diversi. Dio santo.
Vuoi gli oggettini? Se entri in bordo bastardo, allora ti becchi il veleno. Mi azzacchi ogni giorno. Madonna santa. Qui comunque, ragazzi, col veleno, Miyazaki ci ha proprio dato dentro, eh. C'è un'altra zona col veleno. Cioè, io vi giuro, è l'ennesima zona con veleno. Cioè, è incredibile. Ma quello? Cioè, se negli altri c'era la maxi zona. Ma poi comunque finiva. Qui, ragazzi. Ha detto, io voglio veleno dappertutto. Meglio questo veleno che in DS1. In DS1. Beh, sì, ma però là è una zona, capito? Cioè, là è una zona, dici, vabbè, faccio la zona. Ma qui, ragazzi, porca vacca. Qui è tutto veleno. Cioè, su quante zone abbiamo fatto fino adesso? Facciamo 10 zone, boom. 7 avevano il veleno. Dio santo. Ma chi è che urla? Ma che è? Ma Lynn c'è ancora? Ah, sì, c'è, non ti preoccupare. c'è? Ok. L'ho distratta io. Ho distratto io Lynn perché devo una roba sulla pelle. Rosy, no, è qua dentro. Ma che è? Allora, c'è un problema. Abbiamo tre fiaschette. Secondo te cosa può essere? Beh, questo qui è palesemente un delfino. Eh? Allora della frangia. Beh, oh, voi non avete. Allora. Apro parentesi. No, non credo l'abbia detto con cattiveria. Chiudo parentesi. Ok. A 90 anni. E Apriamo parentesi a 90 anni. richiudiamo la parentesi. Prima siamo andati, appunto, a festeggiare mia mamma che compiva gli anni. Ok? Bene. Stavamo bevendo il caffè e non mi ricordo qual era il discorso. Ah, giusto, ah, giusto, adesso mi è venuto in mente. E stavamo mangiando le castagne. Ok, stavamo mangiando le castagne che mia nonna le aveva cucinate e le stavamo mangiando. Mio nonno, dal nulla. No, c'era un motivo per il Sì, gusto. adesso. Dal nulla. Ok. Ne mangia una. Ne mangia. Cioè, ne mangia un paio e fa. Non è che sono molto gustose queste castagne. E voi direte, vabbè, fin lì, nessun problema. Silenzio un attimo. E poi fa. Ma
queste qua arriveranno dalla Spagna in mezzo il Paltan. Il Paltan. Cioè, in mezzo, sì, in mezzo al Paltano. Sì, in mezzo al fango, esatto. Cioè, l'ha detto in dialetto, tipo... Questa qua viene da in mezzo al Paltan, dalla Spagna. E tipo, lì per lì, io non ho collegato... Subito, tipo mia nonna hai visto che fa ma no e tipo io nella mia testa ho detto ma scusa aspetta una, cos'è che ha appena detto? Ci ho messo un attimo a realizzare il battutone di black humor che aveva buttato, ma la cosa ancora più sconvolgente è stata Nina che si gira e gli fa, e adesso ne hanno pure tanto. Io lì per lì tipo ho detto, cosa sta succedendo? Cioè tipo dentro di me ho detto, cosa sta succedendo? Cioè tipo io ero lì che dicevo, cosa? Cosa ho appena sentito? Nella mia testa proprio non stavo collegando. Non stavo proprio collegando. Ho detto, io non ho sentito, cioè io me lo sto immaginando nella mia testa. Era una cosa razzista super... Oddio, razzista non credo. Cioè, non penso proprio. Però... cioè, sapete che adesso in Spagna, a Valencia, appunto, c'è stato l'alluvione. Che ha fatto il disastro, infatti. Ovviamente dispiace. Ha fatto il disastro, ha buttato sotto il... tutto, ha distrutto qualsiasi roba, ha fatto una montagna di morti e tutto il resto, ok? E quindi tipo minchia ma dove cazzo va? Come si chiama il dolce nonnino? Così si chiama. Proprio così. Proprio così. Serissimo. Serissimo. Si chiama Luigi. Ora vedrò quelle moto in un altro modo. Ma vi giuro, ma ogni tanto mio nonno caccia di quelle perle. Che vi giuro. Cioè, proprio... Cioè, a volte sono lì che dico... Ma com'è possibile? Sì, ho notato i piani intermedi, ma io in realtà non volevo venire qua... Le Doggo. Cioè, io volevo andare al Falò per poi entrare nella nebbia. Ma mi sono perso. Purtroppo no, Rosy. Tuo nonno ha fatto una battuta spettacolare, no? Devi fargli i complimenti a parte mia la prossima volta che lo vedi, va bene? A me non dice... A Nina non dice niente. Che gli dice a Nina? Oh. No, ma gli è uscita con una cioè, proprio con una tale disinvoltezza... Proprio disinvoltura. Dio santo, stasera, ragazzi, parlare è difficile per me. Proprio gli è uscita così, dal nulla. Proprio tipo mangiando delle castagne. Così. Proprio... Via. E l'ho adorata, l'ho adorata. Ciao Luca.
Qua c'era un drop, eccolo là. Vabbè, ascoltate, mi butto dentro al boss che suona effettivamente un po' male, me ne rendo conto. Però mi butto dentro al boss con queste poche fiaschette e vediamo che succede. Poi se mi fa ritorneremo con più fiaschette. Cosa c'è? Si è accorto di niente. Di che? Che hai messo il parrucchino? Parrucchino! Ho rubato i capelli a Sabrina. Glieli ho staccati via. Sei terribile. Gli ho staccato via il parrucco. Vabbè, dai, andiamo a vedere cosa. Sono i suoi capelli. Ah, cacchio. Ragazzi, non sono. Cioè. Non sono contento perché oggi ho. No, Sabrina non ha il parrucco. Oddio, è la belva setata di sangue. Brietas. Oddio, è Brietas mischiata alla belva setata di sangue. Ma cosa attento qui, Rosy? Ho due fiaschette. Schiavi ignoranti. Finalmente ve ne siete accorti, vero? Ignorante a chi? Vabbè, ma mi sciotta, ragazzi. Cioè, ho due fiaschette. Ah, quindi è di Minecraft questo. Le mani, cosa hanno le mani? Ma sembra quasi che tenga qualcosa in mano, ma non ha niente. Qua cos'è? Vabbè. Comunque no, scherzo, volevo fare uno scherzo a Loco, ma. Loco proprio impassibile. Volevo dirgli di aver tolto i capelli a Sabrina. Non ha funzionato. Ma cos'è? Ah, ma fa un rumore strano. Ah, caro piccolo Ocelot. Vieni fuori, non fatti. Sei figlio di draghi, non ha. Fatti vedere. Dai, però non mi puoi mettere le scritte adesso. No, no, vabbè, ho letto, però. Ma io sento come tipo un qualcosa che piange. Sì, vede. C'è un bambino che piange. Ma ce l'ha in mano. Non ho più fiaschette, è andato. Però ci proviamo lo stesso.
questo becco. No, vero? Però se io faccio l'appombo da qua. Sì. Come si tiene? Tu che hai tenuto il neonato, come si tiene con una mano sola? No. Non si tiene con una mano sola. No, ma quando lo devi tenere con una mano? Come lo tieni? Ah, così sì. Vabbè, gli faccio danno. Non ho fiaschette, ragazzi, io faccio così intanto. Ecco, così no, sì sì, così sì. Pezzente. Bucchino. Schifoso. Lo chiamavano il merda. Oddio, mi ha preso, morirò. Anche perché io non lo sto più, non lo sto più prendendo in realtà, quindi mi sa che non funge. No, vabbè, ma siamo mortissimi, eh. Vabbè, va ben così, dai. Va bene così, ragazzi, va bene così. È giusto che sia andata così. Però ve lo dico, cioè nel senso, se si buggava lì e avevo tutto il tempo, io l'avrei finito così. Informazione per Loco. Doveva avere un qualcosa in mano, ma hanno censurato in quanto troppo violento lottare con quel qualcosa in mano. Quindi lo hanno fatto semplicemente pazzo e che finge di avere quel qualcosa in mano. Ora devi è il bambino. Sì, ma il punto è che il bambino si sente, però. Vai tranquilla, Lin, riposati. E non mettere la sveglia alle 6. Mettila alle 7:02. Infatti, quello che aveva in mano... Poi lo sbatte per terra. Però, se loro lo volevano censurare... Così non è censurato. Cioè, nel senso, sì, vabbè, no, non vedi la scena effettivamente che lui lo spiattella per terra. Ok. Però comunque lo senti. Cioè, quindi è una censura che sì, l'hanno messa, però è abbastanza chiara la cosa, diciamo. Va bene, dai, riproviamoci. Vabbè. Io questo boss non riesco ad odiarlo. La sua storia è troppo triste per odiarlo. Dopotutto voleva solo essere ricordato anche lui. E adesso infatti vorrei cercare di farlo fatto meglio. Che ore sono? Sì, facciamo... Magari facciamo lui. Leggiamo la storia e tutto il resto. Poi ci fermiamo. Tanto comunque stasera abbiamo fatto un gran bel pezzo di storia. E poi magari... domenica vi droppo anche un pezzettino di lore in più di Pamela.
Notte Pippo, grazie mille per la compagnia. Quante anime avevo? Aspettate un attimo. Porca vacca. Prima di perderla. Vabbè. Stesse fermo. Lo prendessi. Questo è il problema di sta spadina. Mi si spegne la TV. Aspetta che bevo, voilà. Non gli sto più dando un colpo. Ok, Dio santo, non riuscivo più a prenderlo. Tanto Dio. Ok. Anima di Dios, il re consumato. Era troppo presto, vabbè, è andata bene. È che gli ultimi colpi lì facevo così, manco lo prendevo per scherzo. Sì, stasera, Rosy, porca vacca. Festa grande. Boh. Allora, aspettate che leggiamo. E ci fermiamo qua, secondo me. Perché stasera comunque abbiamo fatto un botto di roba. Notte Rosy, tanto adesso torno al santuario, leggo due o tre cose e ci fermiamo. 4 orette, poi ci rivediamo comunque stasera. Allora, Oseiros impazzì nel tentativo di utilizzare il proprio sangue reale per uno scopo più alto e giunse presso gli eretici all'archivio centrale, dove scoprì la fede corrotta di Set, il drago... Ok, Set, vabbè, il drago pallido. Ok. Vabbè, quella porta lì la apriamo la prossima volta.
E andiamo all'altare. Devi vedere cosa c'è da... la prossima volta. Mi terrò la curiosità. Mi terrò la curiosità. Allora. Brevissimo recapino tattico. Qua. Poi adesso che ci penso abbiamo anche tutta la parte da a destra da vedere. E tutta la parte dritta. Beh, ne abbiamo da vedere qua. Ah, l'ani... vabbè. Porca vacca, è vero. Vabbè. Vediamo cosa c'è. Oddio, sono quelli de... sono i serpenti del coso di Elden. No. Via del drago. Ah! È il gesto. È il gesto da fare seduto con gli altri. Scaglie titanite, ok. Tombe dimenticate. No, ma qua facciamo la prossima volta. Mi prendo giusto sto droppettino. E via. Quindi abbiamo il gesto adesso. Quindi la prossima volta possiamo andare a fare il gestino. Ma è l'inizio. Siamo tornati all'inizio. Ok. Allora, altare del vincolo. Guardiamo l'anima e poi si stacca. E la prossima volta abbiamo il gesto per andare avanti. Insieme là con tutti i tizi. E abbiamo anche sta parte. Boia. Stasera abbiamo fatto un botto di roba, ragazzi.